Amici di LiveGP.it, buonasera e bentornati in diretta per questa nuova puntata di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo del motorsport. Siamo giunti nel corso della puntata numero 364, una puntata assolutamente speciale perché come vedete sono in ottima compagnia in quanto questa sera il nostro focus sarà incentrato particolarmente su un campionato che si, appre si appresta a sbarcare nel nostro paese per una tappa da non perdere nell'ambito dell'American Festival of Rome che si svolgerà il prossimo weekend sul circuito di Vallelunga stiamo parlando della NASCAR Willian Euro Series o se preferite l'Euro NASCAR con questi bolidi che andranno a caratterizzare il weekend sulla tracciato che sorge alle porte di Roma nell'ambito di un fine settimana aperto al pubblico, insomma, ci sarà davvero da divertirsi. Ma andremo a svelarvi tra poco, naturalmente, ulteriori dettagli su questo uh, evento e su questo campionato, anche in compagnia dei nostri ospiti. Prima, però, vado subito a salutare coloro che uh, saranno al mio fianco nel corso di questa. Puntata di stasera non posso che iniziare dal uh, nostro uomo delle ruote coperte, ovvero uh, l'ineffabile, l'imprevedibile, l'inarrestabile Luca Pellegrini. Ciao Luca, troppi complimenti. Buonasera a tutti, ciao Marco. Allora, vedo che sei andato dal parrucchiere. Complimenti, intanto. La, Abbiamo la fatto la settimana scorsa, non, esatto. non la ritroviamo più. Eccolo qua. Questa è la versione taglio, di taglio. <ride> Nella scorsa esatto. settimana, però, come vedete, ha ripristinato il proprio look. Tale esatto. <ride> Siamo più aerodinamici in questa maniera. E poi vado a subito introdurre coloro che eh, ci faranno compagnia, appunto, come dicevamo, direttamente dal campionato NASCAR Willy Norseers. Inizierei dal responsabile della comunicazione del campionato, che ho il piacere di avere di nuovo con noi, qui a Circus, Gianluca Guiglia. Ciao, Gianluca, benvenuto. Grazie, grazie Marco, grazie Luca, buonasera a tutti. E poi andiamo a passare in rassegna i piloti che eh, questa sera una rappresentanza dei piloti italiani che saranno protagonisti nel corso del prossimo weekend. E allora iniziamo in ordine rigorosamente alfabetico da Gianmarco Ercoli. Ciao Gianmarco, benvenuto. Ciao Marco, ciao Luca, buonasera. E poi andiamo avanti con Vittorio Girelli. Ciao Vittorio. Ciao Marco Grande, ciao Luca, buonasera a tutti. E poi Dulcis in fondo, ma non certo in ordine di importanza, abbiamo con noi Niccolò Rocca. Ciao Niccolò e benvenuto. Ciao Marco, buonasera a tutti. Andiamo subito, prima di andare a scambiare due chiacchiere con questa folta rappresentanza della NASCAR William North Series, a ricordarvi quelli che sono i canali attraverso cui potersi mettere in contatto con la nostra trasmissione. Innanzitutto vi ricordo che è possibile scriverci il vostro commento perché vi risponderemo in diretta, quindi scriveteci le vostre curiosità, le vostre domande attraverso la chat su Facebook oppure su YouTube. Vi ricordo che è possibile seguire la nostra trasmissione in diretta sulla home page del sito livegp.it iscrivetevi al nostro canale YouTube YouTube, attivando la campanellina per non perdere nessuna delle eh, nostre dirette, mettete un bel like alla pagina Facebook di liveGP.it e poi vi invitiamo naturalmente ad ascoltare tutti i nostri podcast attraverso le piattaforme Spreaker Spotify, iTunes e Google Podcast e allora io direi che siamo pronti per entrare nel vivo di questa puntata abbiamo già i primi commenti buonasera anche a te Enzo e grazie per essere con noi io direi che possiamo partire da Gianluca che è sicuramente è la persona migliore per uh, poterci fare la, la presentazione di questo campionato perché sbarca, anzi ritorna in Italia alla Nascar Wille Series, però vogliamo parlare un po' più nel dettaglio perché magari gli appassionati in generale Ehm, vanno a collegare il nome NASCAR alle vetture che gareggiano sugli ovali americani, eppure c'è anche una versione europea della NASCAR che è quella che appunto gareggerà a Valelunga il prossimo weekend. Allora, Gianluca, di che campionato stiamo parlando? Di quali tipologie di vetture stiamo parlando? E soprattutto, perché è così entusiasmante questo campionato? Beh, allora eh, per tutti quelli che hanno presente eh, che cosa sia Cars il film. O Days of Thunder, quelli un pochino più bianchi come me. Eh, la NASCAR Ameri non esiste solo in America: non è solo in America, è anche in Europa. Il concetto è lo stesso: telaio tubolare in acciaio, un motorone vuoto con cavalli in abbondanza, elettronica zero. Tutto in mano a questi ragazzi che ovviamente hanno tanto, tanto, tanto manico. Cambio ad H a quattro marce, mh, 400 euro i cavalli, 1220 kg di peso, eh, circuiti soprattutto stradali, ecco rispetto agli Stati Uniti, noi corriamo soprattutto su circuiti stradali, quindi si gira sia a destra che a sinistra, 28 macchine in pista, carrozzerie in fibra di vetro che offrono una perfetta scusa per essere utilizzate, tanto, tanto divertimento e soprattutto tanta accessibilità, per cui chi ha un biglietto in mano. Paddock accessibile oltre alla tribuna può anche venire sulla griglia di partenza. Come state vedendo, pochi minuti prima della gara. Può visitare il paddock se chiedete gentilmente, vi fanno entrare anche al box. L'importante è che non calpestiate niente perché le chiavi inglesi fanno male. E quindi arriviamo con battaglie a non finire, tanti italiani coinvolti. 28 macchine in pista, 4 gare per ogni fine settimana. Arriviamo a Vallelunga il 30 e il 31 ottobre. Per Halloween, con un evento speciale, speciale eh, abbiamo piloti in lotta per il campionato, diversi piloti in lotta per il campionato, tra cui i tre che avete qui ehm, in ogni categoria. Tanto, tanto divertimento e appunto un tema speciale. Halloween: ci sarà la possibilità di entrare a Vallelunga per il 75% della capienza eh, degli spettatori della tribuna. Quindi, Prenotate il vostro free ticket, il biglietto è gratuito e ci saranno tante, tante iniziative. Potrete incontrare questi ragazzi. Sì, lo so, quello era Mark Gus, Avete visto che schianto. Potrete prenotare, eh, potrete incontrare questi ragazzi direttamente sulla griglia di partenza. Non mancate. Beh, fantastica! Come... Introduzione Gianluca, insomma, hai parlato del fatto che ci prestiamo a vivere un finale di stagione davvero elettrizzante, perché ci sono diversi piloti ancora in lotta per il titolo, ma vogliamo parlare un attimo anche della particolare formula di questo campionato che prevede appunto la regular season e appunto la fase finale del campionato con il titolo che vivrà una tappa davvero fondamentale proprio sul circuito di Vallelunga per cui doppio motivo per poter essere presenti. Allora, abbiamo eh, sostanzialmente due categorie, la Pro per i piloti professionisti come Vittorio, Nicolò e Gianmarco, e la 2 per giovani, giovani talenti e gentleman driver. In entrambi i campionati i cam i, la lotta per il titolo è apertissima. Vittorio è secondo in classifica eh, dietro a Loris Sedemans eh, per una ventina di punti. Fate conto che in palio nel fine settimana ce ne sono oltre 160. Quindi la differenza è minima. Tutta la top ten della classifica ha la possibilità teorica di, eh, di giocarsi il titolo. Eh, chiaramente per qualcuno ci vuole un aiutino dalla fortuna, eh, ma mh, per i nostri ragazzi due gare, due belle vittorie e un piccolo magari errorino da parte di Ezemans potrebbero anche bastare. Non vi dico di cosa stavano parlando prima. È meglio, lo no, so, non... eh. <ride> ah, perché ci sono le tattiche, e strategie del, del pre-gara, no? possiamo dirla così, adesso chiederemo qualcosa, magari anche loro <ride> esatto, in Euronascar 2. Addirittura i punti che separano il primo e il secondo sono meno di 10, che è esattamente la differenza tra prima e seconda posizione. Eh, al termine di una gara a Vallelunga quindi tra Martin Dubeck e Tobias da chi farà meglio a Vallelunga? Sarà il campione. Come vedete dalle immagini, le gare sono più che spettacolari e soprattutto, davvero, queste macchine sono, lasciano tutto in mano al pilota e, e il calore dei fan che incontriamo in giro per l'Europa eh, dà loro un grande entusiasmo per mettere in pista uno spettacolo che secondo me non ha rivali. Ora, non lo dico soltanto perché mi pagano per dirlo, ma è così. Senti Gianluca, arriva anche una domanda da parte di un nostro ascoltatore Enzo che ci chiede gli orari delle gare. Tra l'altro, sarà possibile, vogliamo ricordarlo. Per tutti coloro che per un motivo o per l'altro non potessero essere presenti in pista, a Vallelunga anche seguire le gare in diretta streaming. Eh, tra l'altro, anche sulla pagina Facebook di LiveGP.it. Ecco, vogliamo ricordare un po' gli orari di questo weekend in maniera tale che anche gli amici appassionati possano avere l'opportunità di conoscere meglio di seguire queste gare in diretta? Assolutamente, I cominciamo sabato 30 ottobre alle nove e mezza circa del mattino. Ci alziamo prestino. Per le qualifiche, Euro NASCAR Pro e Euronascar NASCAR 2, eh, una dietro l'altra, una mezz'ora di qualifica per ciascuna. Dopodiché alle 1.10 del pomeriggio eh, c'è la prima finale, la, la, la prima gara della Euro NASCAR Pro del fine settimana e alle 4.20 c'è la prima gara del fine settimana della Euro NASCAR 2. Dopodiché la domenica, dopo che avete tirato indietro l'orologio eh, di un'ora eh, e avete dormito un'ora in più, alle 10 del mattino... C'è l'ultima la, la gara, gara della stagione della Euronascar 2. E poi alle 1.30 circa la Euronascar Pro. Eh, andiamo in diretta sulla pagina Facebook di LiveGP.it, su quella della Euronascar, sul canale YouTube della Euronascar, su Twitch ehm, e sul, anche su Motorsport.tv per chi è abbonato eh, a quella piattaforma. Andiamo in diretta una ventina di minuti circa prima di ogni gara con interviste dalla griglia, curiosità, presentazioni e poi eh, partiamo con lo spettacolo più bello che ci sia. Io lavoro, lavoro in questo campionato ormai dal 2013 e a ogni gara non riesco a non alzarmi dalla sedia urlando. <ride> Mi dispiace. Tra l'altro, Gianluca, hai parlato del fatto che si dormirà un'ora in più. Forse questo può valere per i nostri piloti ospiti, ma per me e per te, tu sai benissimo che questo significherà lavorare un'ora in più. Grazie, Marco. Eh. Grazie, beh, no, eh, dai, mi dai, fa beh, molto è, piacere. sono dimenticato, <ride> e te lo volevo esatto. Sono le cose che fanno bene sentirsi <ride> dire dopo una giornata <ride> come questa. Grazie, grazie. Teco. Teco. Non c'è di che... Insomma, dopo questa tua bellissima introduzione direi che magari è il caso di andare a sentire le voci dei protagonisti che si prestano ad affrontare questo round conclusivo e appunto andando in ordine rigorosamente alfabetico perché non vogliamo... Fare favoritismi in ottica campionato, visto che parlavamo anche di strategie. No, vabbè, ovviamente, scherzi a parte. Iniziamo da Gianmarco Ercoli che uh, è davvero un pilota estremamente competitivo in questo campionato, una grande stagione per te sino a questo momento. Allora ti chiedo Gianmarco, con quale ambizioni ti prepara questo round finale sul tracciato di casa? E come è stata la tua stagione sino a questo punto? Buonasera. Beh, e diciamo che è stata, bella, è stata una bella regola season perché fino all'ultimo sono quasi sempre arrivato a podio, sia sul, sulle gare sul bagnato che sull'asciutto. Sono costantemente stato molto competitivo. E peccato l'ultima gara dove potevo ridurre molto il gap, invece purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico al motore e ci siamo ritirati sia in gara 1 siamo partiti secondi in gar e siamo partiti ultimi in gara 2, quindi diciamo un weekend un po', un po difficile, ma comunque arriviamo all'ultima gara di campionato in terza posizione. Abbiamo un grandissimo potenziale e siamo consapevoli che potremo comunque fare un ottimo weekend. Dall'altro lato comunque il livello, livello è alto: il livello di piloti quindi non sarà, non sarà una passeggiata, anzi, sarà molto difficile. E quindi, diciamo, andare a vincere il campionato sarebbe, sarebbe un sogno. E sarebbe anche, diciamo, un bel ringraziamento dopo tutti i sacrifici fatti nel, nella stagione, però ecco, non. Uh... <ride> Non, non, sarà, non sarà per nulla facile. La cosa che ci, viene, che ci viene a favore è essere sul circuito di casa, con il pubblico magari da parte, e su una pista dove com comunque ci siamo, io perlomeno ci sono cresciuto. Ci ho girato molto poco, ma comunque alla fine è uno di, quelle, di quei circuiti che hai visto da quando, da quando eri veramente piccolo. Quindi, quindi diciamo che giochiamo in casa, tra virgolette. Ecco, tra l'altro, volevo farti una domanda. Questo, è, se non sbaglio, sarà la tua terza estate, la tua terza stagione con Cal Racing. Volevo chiederti, intanto, uh, il tuo rapporto con il team. E poi, hai parlato di pubblico: quanto è importante avere la spinta dei fans, a sentire il calore del pubblico dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto anche con gli autodromi chiusi al pubblico e ritrovare insomma, l'entusiasmo. Che caratterizza questo campionato e che poi inevitabilmente è parte integrante del motorsport guarda onestamente il pubblico nella Nascar ne abbiamo sempre avuto molto 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 soprattutto in eh, Inghilterra, in Germania e quando sei in una nazione che non è la tua è bello comunque vedere il pubblico, vedere la gente appassionata che viene a vederti, ti fa e fa. Ma avere il pubblico italiano, che comunque la maggior parte saranno di Roma e che ti faranno comunque me, ti faranno Vittorio, ti faranno diciamo delle belle gare, è una cosa che, che fa molto piacere e dà una grande carica. Poi ecco, veniamo da un periodo non dei migliori nella storia mondiale, globale. E quindi diciamo di vedere pubblico negli autodromi fa molto piacere e allora naturalmente sarà un bellissimo spettacolo sarà una grande contesa quella che vi vedrà uh, giocarvi il titolo in questo round di valle una contesa che vedrà come protagonista anche uh, vittorio ghirelli vittorio che noi abbiamo imparato anche negli anni scorsi a conoscere almeno anche il grande Pubblico, diciamo, non uh, magari appassionato di ruote coperte, per quanto riguarda le sue esperienze in monoposto, Vittorio. Quest'anno invece ti stai dedicando alla questa esperienza nell'ambito della Nascar, ma anche nel campionato SMART, per cui due vetture completamente diverse tra loro. e Ti volevo chiedere: insomma, che sensazioni si provano al volante di questa di questo bolide che ti appresti a portare in pista anche sul tracciato di Valle Lunga. Quali sono le caratteristiche che vanno a, a contraddistinguere questa vettura? così uniche nel suo genere, possiamo dire. Ciao a tutti. Sì, diciamo che passo dall'elettrico al carbone, quindi c'è un bello un bello step di, <ride> di diciamo di consumi. Comunque sì, sicuramente la NASCAR è, è, è il top per per lo spettacolo, perché lo spettacolo che vediamo noi con le nostre gare, comunque eh, non penso che un GT3 o un qualsiasi altro campionato, un TCR di insomma lo spettacolo che diamo noi. E questo è perché insomma, per come nascono appunto le NASCAR, per come per come appunto zero elettronica, quindi tanti traversi, tante battaglie, sportellate, quindi devo dire la macchina è poi molto divertente da guidare e molto diciamo con gli anni poi i team si sono molto evoluti anche su sull'assetto, sul setup, quindi da guidare, diciamo che con la gomma nuova il giretto con la gomma nuova è molto molto divertente perché la macchina <coughs> ha grip alla fine. E quindi sì, sicuramente diamo eh, tanto spettacolo e, ed è questo il nostro obiettivo, ovviamente: far, far divertire chi ci segue e ovviamente poi vincere perché è quello per cui corriamo insomma tutti quanti. Quindi vale lunga. L'ultima garetta, siamo, siamo carichi, siamo carichi, dai. Intanto, stiamo vedendo anche, abbiamo visto fino a poco fa le immagini, alcune immagini della. Della tappa svoltasi proprio lo scorso anno in quel di Vallelunga, lo scorso anno ancora con uh, autodromi uh, chiusi al pubblico, quest'anno insomma uh, prepariamoci a vivere un'atmosfera del tutto diversa. Vittorio, in ogni caso, volevo chiederti una piccola curiosità: tu arrivi si reduce da un cambio di casacca, diciamo così in extremis, per quanto riguarda quest'ultimo appuntamento stagionale, visto che hai gareggiato sino a poco fa con Hendrix Motorsport, mentre in quest'ultimo round sarai al via con. Un team italiano. Insomma, doppio uh, doppia motivazione per fare bene perché circuito di casa. Team italiano, insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti giusti per uh, avere la spinta uh, nel, uh, al top, diciamo così. Sì, sicuramente. Allora, eh, cambio casacca, comunque, con Hendrix abbiamo fatto bei risultati l'anno scorso con la vittoria della NASCAR 2 e eh, ho vinto. Sei gare l'anno scorso, quindi voglio dire molto, molto soddisfacente. Quest'anno non sono stato, diciamo, così contento con, con la performance della vettura. Sì, sono sempre lì secondo in campionato, però in molte occasioni penso che avrei potuto fare molto di più. E quindi, per l'ultima gara, abbiamo optato insieme con i miei sponsor e la mia famiglia per questo cambio casacca, anche in virtù delle, della fiducia e della professionalità di Luca Giovannelli di Notoni Motorsport, che è un team di Milano appunto, e che ho avuto la, la fortuna di conoscere, mi hanno dato insomma, questa opportunità di correre per loro. Stanno lavorando tanto, 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 è un team serio, i ragazzi sono molto, molto seri, molto professionali, e speriamo insomma di, di cercare di vincere, non abbiamo nulla da perdere. Quindi, sicuramente non voglio arrivare secondo o terzo. Quindi, sicuramente vado lì per, per un unico risultato che è vincere. Poi, come va? Va. Quindi, sono molto, molto motivato, molto carico, diciamo. Tra l'altro vogliamo ricordare che insomma voi siete tre dei nostri portacolori più in vista per quanto riguarda il mondo dell'Euronascar, dell però Gianluca è vero che ci sono anche tanti altri giovani piloti italiani molto validi e oggi abbiamo dato proprio sulla VGP anche la notizia relativa Davide Maduzzi, poi c'è anche Davide Dallara che proviene tra l'altro anche dal mondo della Formula X che, che io conosco abbastanza bene, insomma quindi eh, ci sono eh, tante chance anche per un variegato eh, numero di piloti italiani di affacciarsi in questa categoria così ricca di suspense. Certamente gli italiani costituiscono una gran parte, team e piloti italiani costituiscono una bella fetta eh, dello schieramento di partenza della Nascar Willen Euro Series. Ne, vado, ne sono particolarmente felice. Ci sono ragazzi, come hai menzionato tu, Davide Dallara, ma anche Alberto Panebianco, che è in testa al, al, al Rookie Trophy, Arianna Casoli, che è in testa al Di Trophy. Ci sono eh, piloti italiani in lotta per, per loro ovunque, ovunque e se non sapete per chi fare il tifo davvero venite a trovarli di persona scoprirete che sono dei ragazzi eccezionali che non si negano a nessuno e se portate i vostri bambini se siete adulti, e avete dei figli e portate i vostri bambini si innamoreranno di questa categoria perché, perché è così ho visto, visto ragazzi venire, venire via dagli autodromi facendo rotolare gomme nel paddock con pezzi di carrozzeria autografati ho visto questi tre ragazzi mettere in macchina bambini in prima persona e spiegargli come funziona un'auto da corsa se volete ritrovare il contatto con gli autodromi e fare il tifo per dei piloti italiani, c'è un'occasione perfetta per voi, ma dovete affrettarvi perché i free ticket disponibili non sono più tantissimi. Ecco dove si prendono i free ticket, ecco come, ricordiamo il modo attraverso cui è possibile prenotare il proprio posto in tribuna, Gianluca. Allora, c'è un, un link su euronascar.com eh, in alto a destra, dove c'è il richiamo all'evento di Vallelunga c'è un link per i biglietti cliccate su tickets vi manda al sito di prenotazione dell'autodromo di, di Vallelunga che è Eventbrite ci potete arrivare anche direttamente dal sito di Vallelunga vallelunga.it prenotate, dovete semplicemente registrarvi e eh, scegliere che biglietto volete sabato, domenica o entrambi i giorni fate entrambi, datemi retta e presentarvi all'ingresso. <ride> ecco, guarda, lo stiamo facendo vedere in questo momento. Quindi ringraziamo la nostra regia, ovvero il sottoscritto, eh, con questa. Questa è la home page, naturalmente, della NASCAR William Rossi cioè il sito con appunto la parte dedicata ai biglietti. Basta cliccare semplicemente in questo punto per avere tutte le informazioni e eh, prenotare il vostro posto Biglietto. in tribuna. Beh, insomma, fantastico, direi. Tra l'altro parlavi di eh, personalità di spicco all'interno di questo campionato, Gianluca. A inizio stagione abbiamo avuto un pilota di assoluto rilievo come Jacques Villeneuve, che tra l'altro è stato nostro ospite proprio qui a Circus, quindi immagino che anche quello sia stata un'occasione davvero importante per aumentare anche il livello di, di visibilità, di popolarità di questo campionato. Sì, eh, Jacques sarà di ritorno tra l'altro a Vallelunga, per cui se volete incontrarlo, fatevi vivi. Ho visto persone girare per il paddock con pezzi di sue vecchie Formula 1 pronti a inseguirlo per farsene firmare. Eh, se volete, è, è stata assolutamente una grande occasione di eh, ampliare la platea del, del, del campionato, ma anche per altri piloti di competere. Avete, ave, abbiamo qui tre ragazzi che possono dire di aver corso con Jacques Villeneuve ed essere stati davanti. Eh? Eh, non, è, non è esattamente poco, ecco. e, e, e tra l'altro ha portato ad avere una, sempre più spettatori non appassionati, non che, che provenivano da ambienti diversi, appassionati di Formula 1, ma anche un pubblico generalista, che quando scopre quale tipo di divertimento offre questo campionato e quanto un, una persona come Jacques, in vista come Jacques, pensi bene della nostra auto e si trovi molto bene ne, ne, con lo spirito del campionato, rimangono, rimangono e, e, e si affezionano. E, e si affezionano, non vanno più via. E allora eh, ho fatto attendere qualche istante il nostro Nicolo Rocca, ma lo vorrei cogliere con una, uh, una bella sorpresa. Guardiamo queste immagini che probabilmente lui conosce abbastanza bene perché è un onboard camera proprio sul circuito di Mosta, se non erro. Nicolo, sì, insomma ci puoi dare un, un saggio delle tue abilità di guida e puoi mostrare effettivamente come si guidano queste vetture. Certo! Sì, questo è un bel ricordo, sicuramente. Position a Most um, su quella 24, mi trovavo molto, molto bene. E, sì, bellissimo giro. Most è Abbiamo... una delle piste più belle. Tra l'altro, questo era un giorno caldissimo, facevano, non so, 36-37 gradi. La gara. Era è stata strena, strenuante. Ecco, abbiamo parlato tra l'altro, Nicolò, della variegata tipologia di circuiti che caratterizza il calendario della NASCAR Willy Series. Su quelli, mh, diciamo, uh, su cui avete gareggiato, qual è il, la tua tipologia di circuito preferita? Ma gli stradali a me continuano a piacere più dei, che gli ovali. Um, anche se è stato interessante conoscere gli. Come si corre sugli ovali e il, la tipo, il modo di correre sugli ovali, la differente mentalità che uno deve avere per, per, per far bene sugli ovali. Eh, però in generale, io sono cresciuto sulle piste di go kart eh, in Italia, che sono piste di go kart normalissime. Sono cresciuto su, in formula in, in piste eh, stradali. Quindi la, il mio interesse il, il mio. Ehm, sì, quella che mi piace di più, la pista in cui mi piace più guidare sicuramente rimangono quelle, però gli ovali sicuramente hanno un perché. Eh, mi piacerebbe provare magari in America degli ovali più lunghi e capire cosa si prova, andare a 300 all'ora a 10 cm da muretto. Non l'ho mai provato, abbiamo solo corso in ovali abbastanza corti eh, che sicuramente non, non ti danno quell'ebbrezza. Di, di andare a quelle, quelle velocità lì però a verre devo dire che si sta abbastanza vicino ai muretti perché la, eh, la linea più veloce è quella esterna quindi abbiamo un po', comunque, un po provato una bella sensazione quello. comunque in esatto. ogni caso ecco, sono eh, sempre 170 all'ora di media a verre eh, mica, mica, mica poco insomma direi <ride> quindi Nicolo senti come è, com è arrivata la tua, uh, come arrivi a questo appuntamento finale a Vallelunga dacci un po' un tuo feedback su questa stagione sino a questo momento e insomma anche un pizzico di emozione anche nell'affrontare quella che per voi tutti è l'appuntamento casalingo sì certo come stagione devo dire che è stata abbastanza schifosa, cioè non, non è andata come volevamo eh. Sicuramente sono arrivato carico, le ultime gare dell'anno scorso sono andate molto bene, abbiamo continuato a correre con, con DF1, DF pensavamo di poter riuscire veramente a lottare per la vittoria di tutte le gare, non ci siamo riusciti, la realtà è questa, che siamo, abbiamo un po' sopravvissuto durante l'anno, uh, sono sempre finito tra i primi 6 o 7, ma senza mai vincere una gara, senza mai veramente lottare non abbiamo veramente avuto tempo per, per provare la macchina sull'asciutto e devo dire che a Zolder abbiamo fatto un bellissimo step in avanti che mi dà tanta eh, fiducia per, per Vallelunga. Quindi arrivo a Vallelunga carichissimo perché a Zolder sicuramente eravamo competitivi, eh, dovevamo finire sul podio e poi ho fatto io un errore in qualifica che non mi ha permesso di partire più avanti. In gara 2... No, abbastanza forte. Bellissimo, bellissimo sorpasso su Vittorio. Vorrei anche evidenziare. No, scherzo, Vittorio, cosa Vittorio, No, scherzo, scherzo. Tagliando no, chicana sì, Poi vabbè. Ho tagliato la chicana Ovviamente la non l'hai guidata, la posizione, eh, però. Eh, eh, cose beh, che aspettavo, aspettavo che mi lo chiedessero. Ma... No, arrivo carico, arrivo carico. Devo dire che è stato difficile come stagione, ho avuto sicuramente stagioni in cui sono stato più competitivo tutta la stagione, ma secondo me siamo arrivati a un buon livello adesso, un po' tardi, siamo comunque sesti in campionato, i punti sono 36 di, di differenza, però come abbiamo detto, doppio punteggio, tutto può succedere, io vado e do tutto. Poi se qualcuno deve vince il campionato, spero che sia uno di noi tre, quindi magari sono anche un po' più aggressivo con, con quelli che sono gli altri avversari nel campionato. E certo, poi Gianluca, insomma, avversari mica da ridere perché ci sono piloti molto validi come Loris Edemans, come Alon Day, quindi insomma sarà una bella contesa qui a Vallelunga, Gianluca. Eh, direi proprio di sì. Tra l'altro mi piace molto questo atteggiamento: non ce n'è uno dei tre che abbia detto vado facendo due conti e o la va o la spacca. <ride> Ecco, sì, abbiamo, abbiamo Loris Edemans in testa al campionato. Immaginatevi soltanto che Loris ha, eh, rit ritorna ora dagli Stati Uniti, dove ha corso nella Xfinity Series per avere la licenza per poi correre in Cup Series nella massima formula della NASCAR americana nel 2022. Per cui arriva con un, con un, un bel peso sulle spalle e è l'unico relativamente in controllo del proprio destino. Poi hai, avete a che è un tre volte campione mica poco eh, e immaginatevi che nel corso, negli ultimi diciamo dal 2012 a oggi da quando siamo un campionato ufficiale Nascar i campioni della Euro Nascar Pro sono quattro quattro persone, quattro piloti e che abbiano vinto una gara in Euro Nascar Pro sono 20, di cui tre li avete qui davanti ecco, quindi, direi... quindi quindi è estremamente selettivo, è un campionato estremamente selettivo in cui vincere è difficile e sta tutto nelle mani di chi guida e nei piedi. Allora, sentiamo sicuramente anche il nostro Luca Pellegrini ha qualche curiosità da chiedere. Ti fai un po' portavoce, Luca, anche degli amici che ci stanno seguendo da casa? Tu chiaramente segui il panorama delle ruote coperte per livegp.it e noi abbiamo sempre dato un occhio di, di riguardo, un'attenzione una molto particolare perché crediamo proprio anche nella eh, bellezza e nelle potenzialità di questo campionato affinché possa anche trovare una sua, una sua collocazione nel cuore degli sportivi italiani. Luca però immagino che anche tu abbia qualche curiosità per i nostri ospiti questa sera. Sono tante le domande, partendo dall'Europa, passando all'America. Ci sarebbe da fare un capitolo immenso, perché il mondo della NASCAR, per chi non lo conosce, è un peccato. Perché purtroppo in Italia, questo dobbiamo purtroppo dirlo, eh, sia per quanto riguarda la CapEx, FIN, Truck, TRAC, Europe e compagnia cantando perché il mondo della Nascar è vario eccetera volevo fare una domanda Gianluca È una domanda a tutti i piloti parto prima da, dai piloti se mi consente Gianluca chiedendo come si De imposta devo grazie come si imposta un, un campionato consapevole di avere un, un playoff che non è normale in, nelle altre categorie avere un, una regular season e poi una parte dove si gioca tutto in poche gare Ecco, allora iniziamo da Gianmarco, poi Vittorio e quindi Nicolò. Gianmarco, a te. Allora diciamo che come stava, stava dicendo prima Gianluca, noi passiamo tre quarti della stagione a fare i calcoli, calcoli e conti, stando attenti, divertendoci, ma diciamo sempre con il pensierino che è meglio magari arrivare una posizione indietro più che rischiare il sorpasso e il contatto. E perdere i punti perché tra una posizione e l'altra c'è solo un punto, mentre tra il secondo e il primo posto ce ne sono cinque. Quindi capite bene che se sono secondo e devo lottare per la vittoria ha senso comunque aggredire il primo. Ma se sono quarto e, de e devo semplicemente lottare per il podio. E magari il sorpasso è un po' difficile. Diciamo che per tre quarti della stagione. Sei un pochettino con i freni tirati, poi dopo arrivi ai playoff che è guerra, è guerra da, da tutte le parti. <ride> Quindi, dopo non ci sono più conti calcoli, ci sono solo sportellate e grandi soppassi. Quindi, diciamo che è un po' complicato. Ecco, magari all'inizio uno rischia un po' di più, alla prima gara, cercando di mettere subito le cose in chiaro dicendo che io sono più veloce degli altri e devo stare davanti ma già dalla seconda gara si iniziano a fare molti molti calcoli eh, Vittorio, sei d'accordo con comunque... questa filosofia beh sì diciamo che io sono dell'idea che se vuoi fare un punto in più comunque lo fai voglio dire ovviamente senza buttare diciamo nel gabinetto il buon lavoro fatto fino a quel momento quindi però, se, se te lo puoi permettere, nel senso che hai le condizioni di un punto, due punti in più, io eh, non sono uno diciamo, che si tira indietro, dall'altro lato, eh, è un campionato che appunto ci lascia fino all'ultimo, eh, che rimane sempre, sempre tutto aperto. Allora, io sono d'accordo con i playoff doppio punteggio perché. E anche così, diciamo la maschera americana funziona così e va bene. Però non sono d'accordo invece sugli su scarti perché, comunque, magari tu fai sei più costante, fai più risultati utili, e stai sempre lì nei primi cinque, e poi magari uno non viene a una gara scarta uno zero. Invece, io ho capito, anche nel mio caso di quest'anno, scarto due sesti posti che sono no, due per risultati: esatto. Quindi questa cosa degli scarti, diciamo, non sono molto d'accordo, ma in generale perché in, in America non penso ci siano eh, gli scarti, eh, mentre i playoff sì, sono super d'accordo, anche se ovviamente è pericoloso nel senso. L'altro anno a me mi, mi si è rotto il motore in finale 1, ero primo con 30 punti di vantaggio, mi sono trovato secondo. Con, eh, a meno diciamo meno 8 punti ovviamente tutto il lavoro fatto nella regular season con una gara che purtroppo si è, si è rotto il motore eh, è andato tutto diciamo, all'aria e poi in gara 2 vabbè ho recuperato ho vinto il campionato però comunque eh, diciamo che rimane tutto aperto fino all'ultimo quindi questo per i fan sicuramente eh, è buono per noi che stiamo dentro la macchina dobbiamo, insomma, far filare tutto liscio e cercare ovviamente di, di mettere dietro i nostri diretti rivali. Quindi questo è il mio pensiero, diciamo. Ecco, sentiamo cosa ne pensa anche Nicolò a proposito di questo argomento. No, penso molto simile a Vittorio, direi che Uh, forse due scarti sono eccessivi. Forse uno um, lo capisco: una gara che magari uh, c'è qualcosa che non va, un um, problema tecnico, e ci rende, ovviamente, rende il campionato più avvincente per, per arrivare ai playoff. Quindi, siccome uno scarto potrebbe aver senso, due scarti forse sono troppi perché secondo me premia un po' meno uh, la costanza, insomma, premia magari un po' più l'aggressività. Eh, per quanto riguarda come approcciare la stagione, sì, eh, do ragione eh, ai ragazzi, cioè, in linea di massima abbiamo capito che un punto, ehm, cioè fra una posizione, c'è solo un punto, quindi non, di solito non vale rischiare. Però se, volevo interrompere Jimmy, perché nel 2016 ci siamo tirati fuori dalla prima gara, però. Eh, anni era, era per mettere in chiaro le cose, Nicolò. Esatto, era la prima gara. Quindi, la prima gara volevi farmi capire che andava più forte. Eh, Poi, vorrei mettere in chiaro, eh, vorrei anche mettere in chiaro che il famoso, il famoso sorpasso tagliando la chicane di cui parlavano prima è avvenuto per un punto. Eh. Esatto, per quindi... <ride> esatto, esatto. Eh. Eh, no. Però, sai, uno rischia, secondo me, a pensare tutta la stagione. C'è solo un punto, c'è solo un punto, c'è solo un punto. E poi arrivi all'ultima all gara che hai 30 punti dal primo. E quindi è rischioso essere troppo conservativo ovviamente. La qualifica è dove conta veramente tanto. Riuscire, riuscire a partire fra i primi tre, abbiamo ormai capito che il livello del campionato è alto. Se parti settimo non finisci secondo. È molto difficile. Devi avere veramente un bel vantaggio di passo e devi essere forse anche un po' fortunato. È difficile partire settimo e passarne 4-5 di velocità a, per come siamo messi adesso. Quindi la qualifica è veramente dove io a momento mi, mi concentro e dove sarà veramente importante a Valle Lunga. Ecco diciamo Luca, regole... una domanda anche per, per Gianluca. Se non sbaglio, corretto sì, sì, sì. no, dicevo diciamo che le regole americane in questo senso vi, vi aiuterebbero tutti, visto che la vittoria prescrive direttamente il passaggio alla fase successiva della regular season in playoff e dal ogni round alla finale o al round successivo vi aiuterebbe tanto a tutti, oppure anche in finale avere tutti il medesimo punteggio prima del Championship 4. Nel caso statunitense, invece, al, eh, a Gianluca, volevo chiedere. Anche se immagino una risposta, quanto è cresciuta da 0 a 10 dalla prima edizione la NASCAR europea attualmente e se, come per quanto riguarda l'America, è in previsione in futuro, in America l'anno prossimo, per quanto riguarda la Cup Series, una nuova auto, una nuova generazione dell'auto dell che avete in dotazione attualmente? Eh, prima di risponderti, Luca, mi permetto solo un secondo di spiegare come funziona la regular season nella Eurona. Bravo, fai, eh, fai sono... bene perché è, compl è complesso in generale. Io ho parlato dall'America dando per scontato, eccetera. Però mm -hmm. come... Esatto, sono uh, 5 eventi 10 gare. Uh, di queste 10 gare della regular season, ogni pilota può ottenere gli 8 migliori risultati. Mm? Okay? Ed è per questo che arriviamo con una classifica ancora più corta. Alla, alla finalissima di Vallelunga delle ultime due gare. Quindi, l'ultimo evento di Vallelunga non si scarta nulla e hanno punteggio doppio. Il primo prende 40 punti in una, in una gara della regular season, 80 in una gara della, eh, de 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 della finale dei playoff, eh, il secondo ne prende 35, poi 34, 33, eccetera. Vanno 4 punti di bonus. Eh, 4 punti di bonus vanno al pilota che guadagna il maggior numero di posizioni rispetto alla posizione di partenza in griglia. Quindi fare tanti sorpassi in gara porta, può portare 4 punti di bonus nella regular season, 8 nella finale. Mi chiedevi quanto è cresciuta la Euro NASCAR? Tantissimo, <ride> tantissimo, ma da 1 a 10-11. Uh, ma il, la cosa che più mi motiva e mi dà energia è che il potenziale di crescita è eh, enorme, grandissimo, perché è un campionato in cui le auto sono semplici, facili da capire, si vede da fuori che questi ragazzi danno l'anima, scivolano da tutte le parti, si sorpassano, azzardano, fanno, dispano. E soprattutto quando scendono dalla macchina sono accessibili come nessun altro è cresciuta tantissimo eh, da un punto di vista tecnico invece c'è una grande stabilità la macchina ha subito degli aggiornamenti certo è sempre più performante ma sono ritocchi su un prodotto um, così consistente e così piacevole da guidare che viene selezionato per la Race of Champions con grande frequenza, per cui viene portata come auto alla Race of Champions. Stanno guidata Schumacher, Vetter, Kurthar, Peter Solberg va in giro dicendo tutti gli anni che non vede l'ora di guidare la Nascar, lo fa di sua spontanea volontà. Io non gli, non, non gli verso neanche un euro. Eh, e, e, e quindi è un prodotto con una grande facilità di approccio per tutti i tipi di piloti, dal gentleman al ragazzo che esce dai go-kart, e Jimmy è uno di è, è veramente, veramente eh, comunicativa col, col pilota, per cui almeno per i prossimi cinque anni non è previsto un, 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 un cambio radicale. Ok, ci saranno delle evoluzioni, se saranno più o meno importanti si vedrà a seconda di come, di come procedono gli sviluppi. Eh, ma ma il telaio e la sostanza della macchina rimarranno quelli. Um, stiamo lavorando ad alcune cose parecchio interessanti. Stay tuned, Beh, non posso dire altro. Ben concluso. perché le, leggerete anche su sull'IVGP nei prossimi giorni le, le novità che avremo dal mondo dell'Euronascar. NASCAR. Luca, no, se mi permetti, eh, concludendo il punteggio da 0 a 10-11, il fatto che. Edmonds ha corso eh, settimana scorsa nella NASCAR Xfinity Series in Kansas e il fatto che l'anno prossimo correrà in Cup Series nelle gare stradali molto probabilmente nel 2023, per tutte anche nel suo vale. Secondo me è un risultato incredibile. Che qualche anno fa era semplicemente impensabile un aspetto del genere. Il fatto quanto anche gli americani tengano questa categoria non è una. una Piccola satellite in giro per il mondo, ma è un qualcosa comunque di riconosciuto e cui il mondo americano guarda con attenzione perché approdare nella NASCAR x finti di Series, che per chi non lo sa, sarebbe la Formula 2 della NASCAR, non è una cosa scontata, visto che poi, eh, sempre in tema eh, informativo, eh, chi corre nella Cap Series può correre determinati appuntamenti nella NASCAR x finti quindi è come se Hamilton corre in Formula 2, per intenderci. Mm. Quindi è sempre molto importante come, come progresso e il, il margine di crescita senza dubbio è, è destinato a salire. Eh sì, insomma, questo è un'ulteriore testimonianza della grande escalation di questo campionato. Per cui eh, noi siamo in chiusura, quindi ci prestiamo a salutare i nostri ospiti per quanto riguarda questa ampia pagina della nostra puntata odierna dedicata appunto al campionato Euro Nascar che si appresta a sbarcare nel prossimo weekend sul circuito di Vallelunga insomma io darei un brevissimo spazio a ciascuno dei tre piloti per non dico fare un pronostico sulla loro, loro gara perché o succedisce sì, 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 il sì. titolo perché sarebbe no facciamo cosa dici Gianluca? Sì sì <ride> sì sì sì. Gianmarco Gianmarco iniziamo da te dai. secco, secco allora, io alla Fine tra i tre sono quello più tranquillo di tutti. Sono quello che non fa mai danni, che sta sempre lontano dagli altri piloti. Quindi farò la mia eh? gara pulitissima. E abbiamo un sacco di stupidaggini. Ah, no, okay. Allora, da parte mia, visto che devo recuperare un grande cioè gap che non è, non è piccolissimo. Penso che mi farò tagliare anche le mani, ma la posizione non la cederò mai a nessuno e se prendo per bene Aceman lo distruggo. Quindi diciamo che questa è la <ride> mia strategia. Poi, poi, se vogliamo comunque fare una strategia tra noi italiani potrei essere un po' più morbido. Però diciamo che comunque l'obiettivo è quello di andare a prendere il primo e metterlo più, il più possibile dietro. Ok, molto chiaro. Direi perfetto. Vittorio, guarda, io sinceramente, eh, ovviamente tocca vincere. Non c'è un altro risultato che diciamo può andare bene. Quindi, sicuramente devo vincere, e cercare di vincere e poi in gara 2 valutare appunto quello che è successo e dove siamo, insomma. Ma, ma sicuramente il mio unico risultato è, è la vittoria e, e quindi darò non il mio 100 ma il mio 200 per per vincere nuovo team nuova macchina c'è sempre tutto un punto di domanda non punto interrogativo però boh, ho delle sensazioni positive che mi dicono che andrà bene e che potrò lottare per la vittoria non sarà facile eh, perché questi ragazzi spingono pure forte, però, però diciamo che darò, darò il mio meglio e, e vediamo poi cosa succede. Sicuramente sei più felice se vincesse uno di noi, ovviamente. Beh, insomma, a nessuno di questi ragazzi manca la determinazione. Ci piacerebbe anche, magari, sentire ogni tanto anche i piloti di Formula 1 che spesso sono così abbottonati nelle loro dichiarazioni eh, a dire le cose fuori dei denti. Ma immagino che la stessa determinazione appartenga anche a Nicolò in vista di questo round finale. No, io voglio finire quinto. Uh, tutti e due le gare <ride> uh, lui è no. il saggio <ride> io, io, io qui. no no ovviamente non ho ancora vinto con DF1 uh, voglio veramente vincere non, um, non penso che ci <ride> sia nessuno che, che abbia vinto con tre team diversi io non Oscar che per me sarebbe un, un, un piccolo riconoscimento che, che ok ho avuto delle buone, buone macchine in passato ma ma che ci sto a fare anch'io e, e sì sicuramente quello è l'obiettivo uh, spingere, spingere al massimo vincere tutte e due le gare uh, se ho Jimmy dietro avrò molta paura <ride> no scherzo uh, eh, no però no, ovvio, ovvio, ovviamente ovviamente <ride> vorrei cioè, preferirei alla grande che uno di, di noi tre uh, vinca il campionato Uh, sono vitto, sia Vittorio che, che, che Jimmy uh, sono amici, ci conosciamo ormai da anni. Tolti qualche screzia in pista, là, uh, sicuramente c'è rispetto tra di noi. Quindi, tipo, tipo per loro, se, se qualcosa dovesse succedere a me, uh, questo è quanto. Viva di ci... Comunque, eh. di sicuro... Olala... in generale! Di sicuro, ci <ride> sì, divertiremo, no, siamo... <ride> esatto. di sicuro ci passiate, divertiremo e eh, allora io saluto davvero eh, dando appuntamento a tutti voi per il weekend di Vallelunga, Gianmarco Ercoli ciao Jimmy, grazie per essere stato con noi ciao, buona serata, grazie a voi un saluto anche a Vittorio Ghirelli ciao Vittorio, grazie grazie a voi e alla prossima e un saluto naturalmente anche a Nicolo Rocca anche a te un grosso in bocca al lupo crepi, grazie mille e poi naturalmente un grosso ringraziamento va anche a Gianluca Guiglia, grazie per le tue spiegazioni, per essere stato con noi, buon lavoro naturalmente, anche perché condivideremo gran parte del lavoro in questo weekend molto impegnativo sull'autodromo di Vallelunga, insomma, dai, eh, riposati un pochino in questi giorni se ci riesci, così arrivi bello, bello carico eh, al fine settimana. Forse posso addormentarmi e svegliarmi martedì, <ride> okay. Non questo la... martedì, quello grazie. dopo martedì. <ride> <Grazie>. <ride> Comunque è sempre un piacere condividere un weekend di lavoro con, con voi ragazzi di LGP davvero lasciatemelo dire. Um, leggete LGP, guardate LGP e ascoltate i podcast di LGP, super professionisti. Ci vediamo a Vallelunga Grazie, grazie a tutti voi. Allora ragazzi, noi chiudiamo questa pagina dedicata alla NASCAR William Euro Series, salutiamo allora i nostri ospiti, ci vediamo con voi a Vallelunga e proseguiamo naturalmente la nostra uh, parte conclusiva di puntata con uh, Luca Pellegrini, Luca Pellegrini che è pronto per la sua raffica consueta <ride> del uh, no, lunedì sera. Eh, eh, abbiamo parlato sì. di NASCAR, eh, sono cioè che anche in America abbiamo dei dati importanti da nonciorare questa settimana, visto che settimana prossima ci sarà l'ultima Elimination Race, quindi la semifinalissima e poi la finale di Phoenix, quindi Vallelunga, semifinale, Martinsville semifinale, quindi sarà un weekend tutto pieno per la NASCAR e per anche le categorie minori, Xfinity Track e soprattutto la Cup, perché ieri Larson ha vinto per la nona volta in stagione, confermandosi il padrone della categoria. Restano ancora tre posti per la finale con sette pretendenti. Capite bene che tutto può succedere, a differenza del campionato europeo. Chi vince automaticamente il passaggio al turno successivo, quindi non c'è l'importante avere i punti, però una singola vittoria cambia tutto il gioco. E vedremo come andrà. Ieri i da il dato impressionante sono due: il primo sono le nove vittorie di Kyle Larson, la prima volta che vince in Kansas in carriera, il secondo è che ha fatto 2300 giri in testa, più di 2300 giri in testa quest'anno, e il terzo è che per la seconda volta nelle 34 gare disputate è Riuscito a vincere tre gare consecutive. Voi direte, va bene, 34 gare è facile vincere tre gare consecutive. Dovevamo risalire al 1987 per trovare un fatto simile, targato da Leonard, tre, eh, tre volte, sette volte vincitore della NASCAR, tre perché era il suo numero e tre perché qualcun altro in Texas l'ha utilizzato quel numero lì e ha fatto divertire tutti noi con tanto i cappelli e i travestimenti. Ecco, infatti, a proposito di cappelli travestimenti e coreografie varie, <ride> hai visto un Mai. po' ieri i personaggi che si sono uh, manifestati e materializzati a Austin per il Gran Premio di Formula 1? Perché ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. In un mio articolo sì. ho sottolineato questo aspetto legato al dato. Davvero emblematico delle 400.000 presenze Bellissima cosa Perché nuovo record uh, Significa che c'è un rapporto davvero ritrovato Della Formula 1 con gli Stati Uniti E soprattutto c'è per Liberty Media La possibilità di andare a caccia di un mercato Davvero potenzialmente infinito Dall'altro però abbiamo visto alcuni personaggi Un po' diciamo così ambigui uh, uh, A girarsi ne nel paddock e Sulla griglia di partenza Come Quell'energumeno che ha allontanato malamente Martin Brandol che stava cercando di intervistare una credo fosse una rapper statunitense in genere a me abbastanza eh, sconosciuto, sconosciuto. Però insomma è andata, è andata così, Luca? Cosa dobbiamo fare no. anche perché da più parti abbiamo ho letto gi giustamente che eh, si è sottolineato come. E noi siamo tra questi. I giornalisti, buona parte dei giornalisti, da ormai due anni siano ormai bannati dalla Formula 1 per via della pandemia. E poi ti ritrovi questi personaggi che non sanno nemmeno dove uh, siano in quel momento. Che tra l'altro, senza mascherina, ma questo è un discorso uh, che lasciamo ad altri. Si aggirano permettendosi di uh, respingere malamente anche i giornalisti che tentano di intervistarli. Io veramente. Non ho altri commenti da fare, ma se andate Dica... su Twitter trovate, trovate le immagini. Diciamo che, in Anzi, siamo le in un altro diciamo che in America siamo in un altro mondo e avete visto, si sono viste tante cose questo fine settimana. E quello che hai detto tu è vero, perché ammetto di non, che non mi aspettavo così tanta gente nei tre giorni del weekend del COTA, e, però c'è stata una conferma che il Circuit of the Americas è veramente la casa da Fumo 1 in, in Nord America. Partendo dal presupposto che altre piste a parte Indianapolis non possono ospitare la Formula 1. Eh, e quindi quella è praticamente l'unica alternativa presente per ovvi motivi. Guardate qua, guardate qua, ragazzi. Guardate la scena, ecco, guarda, vediamo la scena. Rivediamo la scena perché l'ho già visto. Questo è Brandt. lì. Ecco, guardate. Vuole fare il suo lavoro e lo cacciano, ragazzi. <ride> Ancora? Anche alla telecamera, sono abituati ad altre parti, poi arriva questa specie di youtuber che, che si frappone tra Martin Brandel e... Vabbè, questa è la ah, scena ragazzi che abbiamo eh, visto. Martin Brandel oggi in maniera molto elegante con un tweet ha detto, beh, è vero che eh, tutti, ognuno deve fare il suo lavoro, anche i bodiger, però ci sono modi e modi per cercare di, di farlo. Quindi, insomma, eh, maestro di eleganza Martin Brandel che... Eh, oltre a essere stato un grande pilota comunque si è dimostrato un signore da questo punto di vista e concordo pienamente e quindi e penso che in, eh, mi aspetto ancora di più a Miami l'anno prossimo, perché se il Cota comunque era un, una pista una, un autodromo normale in un cittadino non oso immaginare quanta gente possa arrivare a vedere la Formula 1 è un successo clamoroso ripeto, eh, complimenti ai Liberty Media anche grazie, secondo me, fa tanto la battaglia tra Hamilton e Verstappen. Il duello che si è creato, l'atmosfera che abbiamo visto ieri o comunque durante le ultime competizioni del mondiale, per tutto il mondiale, ha sicuramente aiutato. Una, senza una battaglia del genere magari non eravamo 400.000, ecco, secondo me. E poi la, la battaglia è senza dubbio interessante perché per quanto mi riguarda... Credo, non so cosa ne pensi tu Marco, poi ce lo dirai, eh, che ieri sia stata una gara chiave, perché se anche in Messico ci sarà un, un bis, secondo me si fa di dura per Hamilton eh, arrivare a otto titoli, però non lo so. Intanto vediamo anche il tweet di Martin Brandl, ma tra l'altro guarda Luca ti posso dire... Che ieri è stata una gara corsa ad altissimi livelli da entrambi i piloti. Max Verstappen, da un lato, Lewis Hamilton, dall'altro, sono stati entrambi davvero al top: hanno sfruttato al massimo le potenzialità delle rispettive vetture. Io credo che non soltanto in questo momento ma nell'arco del campionato il pacchetto Verstappen e Red Bull abbia qualcosina in più rispetto a quello formato da Hamilton e la Mercedes lo hanno dimostrato su quasi tutti i circuiti eh, ieri entrambi hanno reso la perfezione come piloti i team hanno fatto un po' eh, meno nel senso che comunque Red Bull ha fatto quello che doveva fare invece Mercedes ha un po' peccato di Uh, è stata un po' poco reattiva secondo il mio punto di vista per quanto riguarda le strategie e poi sempre parlando dei piloti grande gara anche per Charles Leclerc che ha dato uh, anche, anche egli ha dimostrato di essere al top in questa Formula 1 quale secondo me andando a confermare quelli che sono i, i tre piloti attualmente più forti in Formula 1, ovvero più forti, più completi, più veloci, ovvero Uh, non nell'ordine Max Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Credo che loro rappresentino attualmente il podio dei piloti più completi presenti nel panorama della Formula 1 attuale, senza voler nulla togliere agli altri perché abbiamo dei grandissimi piloti come Lando Norris, come uh, Carlos Sainz, ehm, altri giovani talenti come George Russell, però credo che in questo momento questi tre abbiano qualcosina in più degli altri, ma ci attendo un finale di stagione assolutamente da non perdere, è ancora lunga. È sarà ancora una lunga. battaglia, non dico decimo su decimo, ma centesimo su centesimo, sia in qualifica che in gara. Insomma, davvero bello vedere un finale di questo genere. Luca, andiamo in conclusione rapidissimo con le ultime notizie dal weekend prima di chiudere questa puntata. Sì, abbiamo visto un weekend ricco di emozioni perché avete visto la gara in Texas, avete visto la gara in Kansas. Però ci sono stati tantissimi altri eh, titoli assegnati, li troverete domani nella nostra puntata di Avota Libera, l'approfondimento sul mondo delle ruote coperte, quindi non vi svelo nulla, però parliamo invece di una categoria importante che ha completato la propria stagione in quella di eh, Portimão, si tratta della European Man Series con la 4 ore di Barcellona, la gara è stata vinta, la prima vittoria stagionale per United Autosport, Philip Hanson, John Aberdeen e... Ehm, Tom Gamble sono riusciti a portare a casa una vittoria oltremodo importante, perché non solo è la prima per la numero 22, che l'anno scorso ha dominato la stagione, ma assicura alla squadra di Zack Brown il secondo posto nel campionato e l'automatico invito per la prossima edizione della 24 ore di Clemence. Invito che è scattato anche per la numero 4 di BKR Motorsport, eh, in LMP3, successo per Lawrence Orr. Successo in gara e nel campionato, successiva squalifica, anzi sanzione di un minuto e mezzo per un'irregolarità sulla macchina nel post gara. Quindi, di fatto, la vittoria nella quattro ore di Portimão è andata alla vettura numero 13 dell'Inter Europol. Ferrari ha vinto, e per l'ennesima volta nel campionato, tutte le gare sono state vinte dal, da una 488 GTE. La vittoria per Iron Link, il titolo per il numero 80, eh, eh, risultato praticamente scontato perché la pittura ha dominato tutta la corsa c'è stato l'attacco da parte della Porsche numero 93 di Proto Competition grazie a Richard Litz poi Miguel Molina ha messo in chiaro la situazione e è riuscito a tagliare per primo il traguardo peccato, fortunatamente un incidente senza conseguenze anche se è stato abbastanza brutto, la vettura numero 18 di Villorba Corse con l'Axtratos yes, che finì. Che è finito contro il barriere all'uscita di curva 15. Ma lì, tra l'altro, scorso... Luca, non so se sia stata anche una tua sensazione. Secondo me ha perso di vista proprio il, il muretto d'ingresso dei box perché si era concentrato nella volontà di evitare la vettura in testa coda davanti sì. a sé senza accorgersi che stava andando dritto contro l'ingresso uh, dei box. Tant'è vero che davanti a sé aveva un'altra vettura che era due metri più a sinistra ed è riuscita comunque a evitare la vettura in testa coda. Forse un, un errore di gioventù per questo giovane pilota. Poi fre frenando, secondo me anche la frenata non ha aiutato perché ha fatto uno scarto strano alla macchina. Comunque andate a vedere gli incidenti che ho trovato sicuramente. Memo Rogers, pilota sudamericano, perde una ruota all'uscita dall'ultima curva del dall tracciato di Portimao. La vettura attraversa completamente la, la carreggiata. Arriva la Lige numero 18 che eh, non colpisce la, la numero 30 Oreca ma finisce contro le barriere, il muretto protettivo eh, tra l'ingresso e il... E la linea del traguardo del circuito di Portimão, bandiera rossa successiva dopo l'incidente per ripristinare la, le condizioni del tracciato e poi la gara ripresa con cool racing davanti a tutti. Macchina che, che è riuscita a eh, portare a casa la seconda pole position di stagione. Da Portimao ti passo anche a Barcellona perché si è concluso il GT Open col titolo per Beretta e Shandroff, erano stati i padroni del campionato hanno amministrato il loro gap in eh, quel della, di eh, Catalogna, non me Gara 1 è stata vinta la Ciusis Motorsport, seconda vittoria in tre gare per la squadra araba che corre con Mercedes, due gare perché non ha fatto tutta la stagione il team che solitamente corre nel British GT, mentre la seconda prova è stata vinta dalla uh, McLaren di Inception Racing dopo una bellissima battaglia con la Porsche numero 77 di Lechner Racing, quest'ultima, seconda in campionato, ha provato a impensierire eh, Moss e Osborne, una missione non riuscita all'ultimo giro, gli inglesi sono riusciti a tenere testa alla vettura del team austriaco Ada GT Master, BTCC Michelin Man Cup, Porsche Cup France Porsche Cup Deutschland si sono concluse questa settimana le, le eh, potete leggere domani Nascar Xfinity, Xfinity Series ne abbiamo già parlato prima con il debutto di esemans in America, è stata una gara che ha, vist ha visto vincere Ty Gibbs, quarto successo in carriera per lui nella Nascar Xfinity Series, a, 18, a 19 anni il ragazzo, ha vinto anche l'Arca Menard Series, che sarebbe una specie di categoria inferiore del panorama eh, statunitense riservato alle Stoccato settimana prossima c'è il Campionato Italiano a Monza, c'è l'Euro Nascar, c'è la finale della Porsche Capitalia, c'è la finale del, del Campionato Italiano del Gran Turismo, c'è la 6 ore del FIA World Endurance Championship, penultima gara in quel di. Eh, del Bahrain poi ci sarà la settimana successiva una 8 ore che chiuderà i battenti della stagione ma i campionati a ruote coperte non finiscono visto che abbiamo ancora una classica del motorsport come la Petit Le Mans che chiuderà l'Insa a eh, metà novembre E qui Luca mi evochi dei bei ricordi perché io andai proprio ad assistere alla 6 ore del Bahrain del WEC nell'anno 2018 se non erro eh, il giorno in cui il giorno prima in cui eh, Alonso prova per la prima volta la, la Toyota. Quindi eh, se, se andate a ritroso negli annali di LGP.it, vedete le nostre foto scattate nel paddock del Bahrain con Fernando Alonso. Che appena terminata la sua avventura in Formula 1, si cimentò in questa nuova non è 2017 nel... WEC, sì, probabilmente. Ma io ho una certa età, Luca, non è che sono. Un giovincello uh, un, un 2017-2018, comunque, sì. Perché sì poi, siamo uh... lì. Beh, allora. speriamo, speriamo presto, cari amici, di poter tornare a raccontarvi il motorsport dalle piste, che è la cosa che ci piace di più ed è anche la. Uh, L'obiettivo che ci poniamo, che ci siamo sempre posti, ovvero quello di portarvi dentro uh, le corse, dentro le piste, dentro le sale stampa, insomma, di farvi vivere questa passione che noi continuiamo a condividere con tutti voi. Consentitemi di ringraziare mentre la pelle raffica può andare in soffitta consentitemi di ringraziare naturalmente le migliaia, le migliaia di spettatori che ci hanno seguito nel corso del weekend per quanto riguarda le nostre dirette di MotoGP e Formula 1 grazie, grazie, grazie davvero a tutti voi, io ringrazio Luca Pellegrini, Luca domani sera sai che cosa c'è? Motorback Circus tra l'altro tante cose da parlare non so se si parla in francese domani, non sì, sì. chiederlo francese. assolutamente ui, domani si va di francese domani quindi non, non okay. perdetevi la puntata e poi ieri sera durante il Gran Premio c'è stato il nostro Francesco Magadino che ha dato lezioni di francese a un certo punto, andate a rivedervi la, la diretta eh, domani sera Motorbike Circus ore 21, si parla di due ruote con tanti ospiti, ci sarà Mirko Colombi di Motosprint e tanti altri ospiti, si parlerà di MotoGP con il titolo mondiale di Fabio Quartararo e alle altre categorie che si prestano ad assegnare i rispettivi titoli. Poi mercoledì si torna con il motorsport al femminile, già mi ah, Ecco, è titola, fem... Esatto, bravo. Speedy bravo, Woman, esatto. ore 21 con la nostra Beatrice okay. Zamuner e poi vi racconteremo un weekend dal Circuito di Vallelunga con la Nascara con la Formula X, insomma, saremo presenti in prima fila. Grazie Luca Pellegrini. Ciao Marco, buonasera a tutti. Mi hai anticipato su Jamie Chadwick: due, due vittorie, due su due, dominante prestazione per la Britannica che ha messo tutti d'accordo. Secondo titolo della W Series, vedremo se l'anno prossimo non può più correre. Quindi, secondo e ultimo titolo in carriera, vedremo chi sarà l'erede nel 2021. serata a tutti. Grazie, grazie a Luca per essere stato con noi, grazie a tutti voi, mi raccomando continuate a seguirci su livegp.it per tutte le ultime news sul mondo del motorsport, cir eh, Circus, torna la prossima settimana, ore 21 lunedì, puntata numero 364, forse, forse, perché Luca devi sapere che lunedì prossimo io sarò al Mugello per il Time Attack Italia, quindi eh, speriamo sì. di rientrare per le 21. In caso ci saresti tu a, a sostituirmi, che ne dici? Va bene, sarà fatto, ci impegniamo, eh, allora, beh, ci impegniamo. Tranquilli, ci vediamo lunedì. Ciao. Ci vediamo. Ciao.